Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Carolina di Monaco nasce il 23 gennaio 1957 nel Palazzo dei Principi di Monaco, primogenita del principe Ranieri I di Monaco e della principessa Grace Kelly. È stata l'erede presuntiva del trono di Monaco fino al 14 marzo 1958, giorno di nascita del fratello Alberto II. Il 13 settembre 1982, la madre rimase vittima di un incidente stradale. La sorella Stephanie, che sedeva accanto, riuscì a salvarsi, pur riportando serie ferite e varie fratture. Come se non bastassero le cattive notizie per la famiglia Grimaldi, che sta attraversando un periodo di tempesta come non se ne vedevano da anni, arriva anche un colpo al cuore diretto. In questo periodo, proprio dopo gli ultimi accadimenti con la moglie di Alberto di Monaco, Charlene, che ha deciso di ridurre in modo drastico i suoi impegni reali e istituzionali per dedicarsi alla sua salute e alla sua vita. Proprio su Carolina sono ricaduti tutti i doveri della Wittstock. La donna è ormai un pilastro della famiglia, una figura fondamentale per le sorti di tutto il principato, ma in questa occasione anche lei ha ceduto. Questo mette tutta la situazione, ancora una volta, sotto una prospettiva difficile e dolorosa. Come se non bastasse, arriva un ulteriore duro colpo. Si è spenta una delle persone più importanti nella vita di Carolina e adesso la donna è davvero distrutta. Non solo Carolina, ma tutto il Principato di Monaco è in lutto per la terribile perdita. È scomparsa Regine, famosa cantante e attrice francese nonché una delle più care e intime amiche della principessa di Monaco. Tra le due c'era un profondo legame di amicizia. Regina era nota come la regina della notte. A 92 anni ha dato l'addio definitivo al palcoscenico della vita. A darne il triste annuncio la nipote Daphne Rothkaig, considerata da tutti la diva delle serate parigine. La famosissima cantante e attrice era anche imprenditrice e possedeva ben 11 locali notturni e cabaret. La donna era molto legata a Carolina, proprio la stessa, con Alain Delon con cui ha da sempre avuto un rapporto speciale, tanto che si vocifera che tra i due possa esserci stata una relazione. Si sono incontrati per l'ultima volta qualche tempo proprio in uno dei club di Regine, non lontani dagli Champs-Élysées. La grande artista è venuta a mancare inaspettatamente, e questo ha dato un vero colpo alla principessa di Monaco che piange il lutto, un dramma che non supererà facilmente.